Il comune di Favara utilizzerà i beni culturali in comodato d'uso gratuito. Conferenza stampa dell'amministrazione Manganella e della soprintendente Greco, Davide Saia. I mobili del centro storico e siti archeologici in comodato d'uso temporaneo, al fine di restituire alla collettività luoghi di aggregazione e dar vita ad itinerari turistici e culturali. Si riassume così la convenzione presentata questa mattina al Castello Chiaramontano tra il Comune di Favara e la Soprintendenza di Agrigento. Un accordo ancora da perfezionare per quanto riguarda gli aspetti tecnici e realizzativi e che dipenderà dalle direttive dell'assessorato regionale ai beni culturali. Ad essere valorizzati saranno la necropoli di Contrada Roccastefano e la villa romana di Contrada Saracena, che tramite questo patto torneranno ad essere fruibili. L'intesa inoltre interesserà alcuni immobili adiacenti al castello, per i quali sarà necessario intervenire per la messa a norma abbattendo le parti abusive, come ad esempio il colonnato e il solaio del palazzo contiguo alla fortezza Chiaramontana. Ma ascoltiamo nel dettaglio quanto contemplato dall'accordo. Abbiamo chiesto di avere questi siti in comodato d'uso gratuito, ci è stato concesso gentilmente dalla dottoressa Greco. Vedremo di utilizzare nel migliore dei modi possibile questi immobili. In maniera particolare vogliamo che diventino luogo di incontro delle nuove generazioni, in considerazione del fatto che Piazza Cavour è ormai una piazza dove la movida agrigentina, diciamo, si sviluppa qui, e quindi vorremmo che i giovani trovassero anche un altro momento di riflessione, di incontri, di scambio di opinioni che possono sicuramente essere utili. In più, una parte di questi immobili, piano terra, dove prima, lo dico per i miei concittadini, erano ospitati i locali del Comitato San Giuseppe, possono essere utilizzati per costruirvi dei servizi igienici per l'intera collettività. A Favara non sono mai esistiti bagni per gli uomini e per le donne, sembra una sciocchezza, ma anche questo è un fatto importante oggi perché grazie a questi locali possiamo fare dei servizi igienici, diciamo, idonei. Il comodato d'uso temporaneo vengono dati soltanto per ora i locali diciamo di proprietà demaniale che però prospettano, sono adiacenti al Castello Chiaramontano di proprietà comunale, proprio per consentire l'allocazione di alcuni servizi importanti per la gestione delle attività culturali della città. Poi però questo aspetto che andrà perfezionato nelle sedi proprie, col Dipartimento, perché si tratta soltanto tanto per ora di un accordo temporaneo che dovrà essere ratificato e formalizzato meglio. E, oltre a questo c'è un in itinere, un ragionamento per una convenzione quadro che mette insieme tutta una serie di realtà culturali nostre nel territorio di Favara che però di cui non riusciamo a garantire, diciamo, l'apertura per criticità varie, di logistica, di manutenzioni, di personale. Quindi fa parte di una serie di convenzioni che stiamo facendo anche con vari altri comuni della provincia per mettere insieme le forze e gestire al meglio il patrimonio culturale. Ciao.